Ciao a tutti. Allora, oggi vi propongo il tutorial non di questo anellino qua che stavo facendo, giusto perché avevo tre perline qua sparse così, ho provato a metterle insieme e è venuto fuori questo anellino, ma vi voglio proporre l'anellino a fascetta solo così, semplicemente. L'ho chiamato anello cobra perché mi ricordano le scaglie di un serpente messe così, specialmente il colore, se sono quelle doppie. In doppio colore, adesso non mi ricordo più. Aspetta, si chiama non si vede più la scritta sulla bustina. Però volevo farvi un semplicissimo anellino a fascetta e l'ho chiamato Cobra, solo con le Super Duo. Allora ci serviranno le Super Duo. Io sto usando, voglio farlo rosa, queste qui da neon. Allora, neon pink, questo è il codice. Il numero vi dovete basare sulla circonferenza del dito praticamente. Sto usando un filo da 20, questo qui di nylon, un ago da 12 e vabbè, poi vi serviranno le forbici. Allora, c'è chi inizia mettendo una stopping bits al filo, io lo tengo e basta, non sto lì a fare tante manovre. Allora, prendo una Super Duo, la porto lasciando un pezzettino di filo, tanto giusto per tenerlo. E risale, sono in questo foro qua, devo risalire nell'altro, sempre dallo stesso lato. Devo rientro. Si metterebbe a fuoco, ma vede quelle dietro e ok. Risalgo con questa qui sopra. Ok, tiro il filo. Poi lo sposto, almeno mi inquadra. Ne prendo un'altra. La porto vicino. E risalgo anche qui nel foro superiore. Tiro il filo. Me le troverò più o meno parallele. Aspettate, mettiamole vicino. Così. Così, non così, il filo verso di voi. Prendo un'altra Super Duo, la porto sempre vicino. Scendo nel foro inferiore e rientro anche nel foro superiore della prima che abbiamo passato, abbiamo infilato. Così. E rientro anche nel primo foro della seconda. Nel primo passaggio un po'. Rientro, vado su. Ok, mi tiro fino. Vi trovate così. Adesso infilo un'altra Super Duo e entro in questa qui di sotto. Così. Risalgo in questa che ho appena infilato. No, scusate. Ah, si apre la finestra. Un attimo che chiudo la finestra, sennò. Allora, esco da questa qui, sotto, prendo un'altra Super Duo e mi infilo nella punta di quella sopra. Ok,
Prendo un'altra super 2. Dovete tenere bene ferma. Risalgo. Preso questa super 2. Risalgo nel foro superiore. Posso tenerla ferma. Inquadra. Si girano poi le... Oh, mamma, dove è andata? Allora. Così. Devo risalire sul foro superiore. Portatela, stringete un po'. Poi ne prendo un'altra. E mi infilo nell'altra ancora. È tutto un risalire e infilare, risalire e infilare, non è che, vedete? Adesso prendo un'altra super 2. Però vedete, poi c'è la sistemarla. Risalgo nel foro superiore. E prendo un'altra super 2. E mi infilo quella di fianco. Una semplicissima fascetta. Così. E si va avanti. Finché non avete raggiunto la misura che volete. Adesso vado avanti finché non arrivo alla misura che voglio e poi vi faccio vedere come chiuderlo. Ci vediamo qua dopo che per chiuderla. Allora, io ho continuato ancora un po'. Quando vi trovate ad avere due di qua e uno di qua, ovviamente la femmina e il maschio, diciamo, come gli elettricisti, lo piegate, rientrate in questa qui. Beh, io poi taglierò il filo dopo. Così, aspettate, se mi metto bene. Entro qui. Entro. Da qui entro in questa, il colore è un po' sparaflesciato, e entro in questa qui. Adesso riesco, sono davanti. E va a chiudersi. Passate più volte nelle perline. Adesso. Un po' di volte le perline. Adesso arriva Mimì, né? E mi butta giù tutto. Un po' di perline a caso, se riesco, con tutto l'andare da un po' davanti. E niente, non
anellino semplicissimo, velocissimo. Questi colori poi sono estivi, molto. Un po' di giri. Per stringere il lavoro. Poi, vabbè, tagliate i fili in eccesso e l'anellino è morbido. E adesso io ho fatto più piccolo per mia figlia. Una fascetta. Con questo colore qua invece è più, ha un altro effetto, insomma. È una semplice fascia, veloce. Si può fare anche il bracciale, volendo. Adesso non è che posso, però per chi vuole, ama le cose semplici, questo va bene. Si possono fare vari colori, bicolore, tricolore. Un po' vostra scelta. Io ero partita da questa perché avevo queste perline lì sciolte, così ho detto iniziamo a infilarle a vedere cosa viene fuori, così a random, ed era venuto fuori questo. Poi ho detto ah, avevo iniziato a mettere solo due super duo, poi sono andata avanti, ho detto oh, che bella una fascettina veloce. Non so se ci sono altri video tutorial sui canali. Comunque, il mio l'ho chiamato fascettina anello cobra. Niente, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un pollice in su. E niente, vi saluto, alla prossima. Ciao ciao.